Allora, nonna, mentre tu al mercato ti sei persa, tra fruttivendolo, il tuo amico siciliano e chi incontravi, io ho preso tutti gli ingredienti per preparare uno dei tuoi cavalli di battaglia. Auri, tu lo sai, io non so cucinare tante cose, però la pasta al forno e le mie polpette all'aceto balsamico. Allora, quelle sono effettivamente le mie preferite, lo sai, quindi oggi le prepariamo a modo mio. Dai, però ora mettiamoci al lavoro perché le tue polpette diventano un risotto con riduzione all'aceto balsamico, culis di pomodoro e polpettine di salsiccia di Bra in una panur di grissini. Per il risotto con le polpettine useremo 140 g di riso carnaroli per due persone, 25 g di burro freddissimo, 20 g di parmigiano, acqua calda. Per la riduzione 250 g di aceto balsamico, 50 g di porto, un cucchiaino di miele di acacia. Per la coulisse 300 g di pomodorini zatterino, un pizzico di zucchero, origano quanto basta. Per finire, 200 g di salsiccia di Bra, 100 g di grissini, rosmarino e alloro quanto basta. Iniziamo tagliando i pomodorini. Ok. Ti cedo il coltello. Sarebbe da pane, ma te lo passo giusto perché sei tu. No, ma io ti seguo, non preoccuparti. Tagliamo a metà. A metà. Li dobbiamo disporre sostanzialmente con la parte tagliata verso l'alto. Ok. Sì. E li andiamo a condire, ovviamente, con sale. Grazie. Aggiungi un pizzico di zucchero. Io prendo dell'origano fresco. Eccoli. Profuma tantissimo. Ma là. Qualche fogliolina. E a te l'olio, che so che ne usi in dose. Ma io vado cauta. Vado con no, ma butta. Questa volta ti concedo di, come dire, irrorare a piacere. Andiamo in forno a 200 gradi, 30-40 minuti, fino a che sono ben caramellati. Ovviamente per un piatto ispirato alle tue polpette non può mancare l'aceto balsamico. Quindi ci facciamo una riduzione, che è un modo molto figo per dire che sostanzialmente facciamo una salsina molto concentrata, dolcina, che andiamo poi a mettere sul risotto. Allora, aceto balsamico, tutto dentro. Conta che adesso ne vedi tanto, ma ovviamente si va a ridurre e quindi poi sarà super concentrato. E io ci aggiungo anche del porto. Addolcisce il tutto, ci sta benissimo. E niente, lo mettiamo sul fuoco, ce lo dimentichiamo praticamente. È praticamente fatta. E quello è vediamo posto. Dopo come è messa. Momento delle polpettine. Sì. Le facciamo con la salsiccia di Bra. Ok. Ok. Quindi se tu me le fai, che a spolpettare sei la queen. E sai che tu le impani sempre nel... Io le passo nel pan pesto. Voilà. Oggi lo simuliamo con dei grissini che faremo tostare, diventeranno super croccanti. Meglio ancora. Allora, metto un attimo da parte le erbe aromatiche e quindi a questo punto frantumo i grissini. Io lo faccio direttamente nel sacchetto. Ah, brava, fai così, poi batti bene. Voilà, dispezzo già un attimino. Se sono croccanti, loro scattano bene. Allora, fammi prendere una padella. Perché ovviamente deve rimanere bello croccante, quindi faccio tostare il tutto. Fai tostare bene che si è ben sbriciolato quel grissino, mi raccomando. Olio, una dose da nonna Maria Teresa. Vado dentro con i grissini. Vai, vai. E poi ovviamente le erbe aromatiche. Via. Facciamo tostare. La panur è pronta, bella tostata, bella dorata. Allora nonna, ora impaniamo, quindi sì. Super classico, presta pure bene. Allora se tu finisci qua, io controllo un attimo la riduzione. Sai così che non preoccupare che io ci penso. Guarda nonna, la riduzione secondo me è perfetta. Vedere? Si è ridotta la perfezione. Meraviglia! È bella cremosa. Ultimo tocco, quello di prendere appena appena un cucchiaino via di miele, così la lucida ancora di più. I pomodorini sono belle che pronti. Perfetti, guarda come sono ben caramellati. Bellissimi. Un po' brustoliti, così ci vuole. Super, ci voilà. Vuole. Allora fammi prendere questo così lo appoggiamo e ti faccio completare la coulisse. Benissimo. È semplicissimo.
frulli tutto, sì, i pomodorini, lasciamene qualcuno per la guarnizione. E poi un po' di olio, frulli tutto bene, deve essere una salsa bella liscia. Nel caso ti passo un po' di acqua per amalgamare. Vai. Vado io? Vai tutto. Ok. Io ti lascio qui, metto sul riso. Ok, vai. Okay. Ne lascio qualcuno per la decorazione. Perfetto. Aspetta. Fermo un attimo. Goccio. Un goccio di acqua. Perché non si asciughi troppo. Via. Ok, perfetto. Fai vedere? Guarda un po'. Allora, a me sempre io vada direi bene. Che ci stiamo. Io la setaccerei. Ma no, ma è così bella, così è naturale. Un cucchiaio ci mette 5 minuti, ne vale la pena. Bene. Vai, te lo faccio fare a te. Presta sì. Bene, mi raccomando. Chiaccio, passo bene. Vai. Io non ti guardo. No, meno meglio. E faccio il riso, ok? È meglio che non mi guardi. Dai. Altrimenti sono guai. Quindi, tostatura del riso, super importante. Io la faccio secco, quindi nessun tipo di grasso. Semplicemente riso, un bel pizzico di sale da subito, così si attacca al chicco. E poi lo muoviamo. Fino a che sostanzialmente, indicativamente, sono 2-3 minuti, ma capiamo che è pronto semplicemente annusando e sentiremo un profumo di cereale incredibile, ma soprattutto toccandolo. Quando sarà incandescente, allora possiamo proseguire con la cottura. Ok, riso incandescente. Siamo pronti per sfumare. Solitamente si andrebbe con del vino, potete assolutamente farlo, però dato che abbiamo di fatto la riduzione di aceto balsamico che è già bella profumata, io vado semplicemente con acqua. Via. Quindi portiamo a cottura il riso, sostanzialmente aggiungiamo acqua calda, ogni volta che si restringe aggiungiamo altra acqua fino a che sarà molto al dente, a me piace sentire il chicco sotto i denti. Parmigiano. Bene, tutto io così. Giro. No, no, aspetta. No. Burro, un bel tocco. Copriamo e lasciamo riposare un attimino. Passati 2 minuti. Che meraviglia, dai. Mandi chi te o prendo soddisfazione e giro io. Grazie. Ti lascio questo nome. Questo, guarda, facciamo un metà ciascuno. Vigoroso. Guarda com'è cremoso, guarda com'è cremoso. Posso? Cedola. Grazie. Cedo lo scettro. Verifichiamo se è all'onda, come piace a me. Muove bene? Direi di sì. Ci siamo, impiattiamo? Vai. Via. Dai, sei tanto comoda. Cioè, la cremosità è qualcosa di incredibile. Vai. Voilà. Ecco, bravissima, stendimelo un secondo. Qualche goccia di riduzione di aceto balsamico. Prima delle polpette lo mettiamo l'aceto. Sì. Allora, ma proprio a goccia. Avvicina, non avvicina così. Sì, sì, faccio attenzione perché sennò tu già mi fai. Ok, no, così, fai un po' zigzag. Senza che si raffreddi il riso. Dai, vai. Ok, l'acqua lì. Polpettine. Vediamo come stanno sopra, ok? Ovviamente non ci siamo dimenticati di cuocere, ma la salsiccia di Bra va mangiata cruda. Ci siamo. A questo punto qualche pomodorino, bellissimo, e ultimissimo qualche fogliolina. 2 foglioline. Guarda, mettine ancora una lì. Nonna, cioè guarda che capolavoro. È uno spettacolo, finalmente lo assaggiamo. Possiamo assaggiare. Ti concedo l'assaggio. Mescola un po' che fai amalgamare bene tutto. Una bontà. La prossima volta che vengo da te voglio le polpettine così. Se tu mi aiuti in collaborazione le facciamo ce bene così fare. Perché da sola non si sa mai. Adesso però perdonami, ma io devo andare a cambiarmi, provare l'abito per pranzo. Nonna è incorreggibile su alcune cose. Per il risotto con le polpettine iniziamo preparando la coulisse. Tagliamo i pomodorini a metà, li condiamo con olio evo, un pizzico di origano, sale e una spolverata di zucchero. Inforniamo in forno già caldo a 200 gradi per 30-40 minuti. Quando i pomodori saranno ben abbrustoliti ne possiamo frullare una metà e infine setacciamo. In un pentolino uniamo l'aceto balsamico con il porto fino a farli ridurre. In ultimo aggiungiamo il miele per lucidare. Tritiamo le erbe aromatiche e frantumiamo i grissini. Tostiamo il tutto in padella. Facciamo tostare il riso senza niente per 3-4 minuti, quindi portiamo a cottura con acqua calda e infine mantechiamo con burro e parmigiano. Con la salsiccia formiamo delle mini polpettine che passiamo nella panur di grissini. Siamo pronti per impiattare!